siamo ancora eredi, è detto a chiare lettere, della resistenza armata contro il fascismo e il nazismo e ancora di quelli che condussero la guerra di liberazione per liberare l'Italia sia dal fascismo che dal nazismo e dalla monarchia. Cari cittadini, se disgraziatamente dovesse vincere il sì domenica prossima, l'Italia, col suo progresso di civiltà e dei diritti sociali conquistati, tornerebbe indietro di 70 anni. Teniamo presente che la giornata di domenica prossima, 4 dicembre, ha lo stesso valore storico del 2 dicembre 1946. Domenica prossima si deciderà se l'Italia deve continuare ad essere una repubblica democratica, antifascista. Domenica prossima si decide, cari cittadini, tra democrazia e dittatura, tra democrazia e dittatura. C'è il serio pericolo di ritorno dell'Italia al fascismo, alla dittatura, e questo significa ulteriore massacro, in modo particolare, dei diritti, delle aspettative, delle speranze di miglioramento della vita sociale e familiare della classe lavoratrice italiana. Dunque dobbiamo riflettere bene su questo aspetto, perché se dovesse vincere il sì, tutto il potere politico sarà messo nelle mani di una sola persona e di un solo partito. Renzi è il Partito Democratico, saremmo alla dittatura,